siamo pronti. Io questa volta non mi freghi, mi sono portata dei giocattoli da darti. Ecco. Ciao, bentornati allo sfavillante canale Annalisa Superstar. Preferiti del mese di settembre. Mi sono portata dei giocattoli, tra cui Fenicottero, che è appena stato salvato da un destino infausto. Guarda. Impazzisce. Tieni, vai a giocare con Fenicottero. Ne ho altri due in tasca. Preferiti del mese di settembre. In questo momento il mio preferito è questo. Oh, bellissimo! Settembre è un mese che per me è letteralmente volato, mi è scivolato tra le dita, non ne ho capito niente. È stato un mese che... un brutto mese. Molto, molto brutto. Non mi va di parlarne, quindi chiudo qua l'argomento. Comunque, finalmente settembre è passato, finalmente siamo a ottobre. Ottobre è il mio mese preferito, ma da tantissimi anni io amo ottobre. Un po' anche novembre, ma proprio ottobre a me piace tantissimo. È un mese rotondo. Sai che a me piacciono le O? Ed è un mese con la O. No, non sto scherzando, ti piacciono le O? Sì, molto, grazie. È una domanda che tu fai frequentemente quando parli con le persone. Ciao, piacere, ciao, mi piacciono molto le O. Dici, ma ti chiami Annalisa, non ti chiami Onnalisa? Sì, lo so, ma non l'ho scelto io, non l'ho scelto mia madre, l'ha scelto pure un bel nome. Anche se devo chiamarmi Ilaria, mi sarebbe piaciuto molto Ilaria. Benché a Palermo il nome Ilaria non sia un nome particolarmente felice, ma vabbè, non divagare. Annalisa. Ah, veniamo a noi. Preferiti nel mese di ottobre, che è uno dei miei mesi preferiti. Mi piace tantissimo, mi piace l'aria, mi piace il colore che comincia ad assumere la città, mi piace il colore che cominciano ad avere gli alberi. Nonostante tu in questo momento, se sto un attimo zitta, sentirai le cicale. E ora sentirai questo. Una casa gigantesca deve giocare qui. Ci sono le cicale perché siamo a ottobre, ma fa ancora caldo. Quest'anno il caldo è arrivato ad aprile e ancora non se n'è andato. In questo momento indosso una felpina perché sono leggermente raffreddata. Perché sono leggermente raffreddate e quindi preferisco così, ma sinceramente ho l'infradito. Preferito random del mese di ottobre. In realtà è un preferito di quasi tutta l'estate, nel senso che è un oggetto che io, che è un orello sventolo, che ce l'ho tutto in mano. L'ho utilizzato tutta l'estate. L'ho comprato quest'estate al Lidl. Dici tu cos'è questa cosa qua? È un supporto per cellulare. Perché è il mio preferito? Perché io praticamente l'ho amato tutta l'estate e continuerò a amarlo tutto inverno. E allora multiscopo. C'è cosa di particolare, intanto mi piace, l'ho comprata al Lidl, io non me lo ricordo quanto l'ho pagato, ma l'ho reputato caro, cioè non avevo capito che costasse così tanto, l'ho visto dopo nello scontrino, comunque, sì, io leggo gli scontrini poi, comunque io lo adoro perché lo metto così e lo utilizzo per registrarmi, ho bisogno di treppiedi, cose del genere, e metto il cellulare così per quando guardo video e serie e me lo porto in giro per casa, cioè è bellissimo. Per esempio io lo sto sfacendo, faccio le pulizie domenica mattina, sabato mattina e cammino con questo cosetto così, col cellulare così e guardo per esempio una serie Netflix, per esempio. Allora, io sono quasi certa di averlo visto a niente su Shein, tanto che poi ho detto, ma io l'ho comprato al Lidl, ma l'ho pagato anche 7 euro, pensavo che costasse tipo 4 euro, vabbè, comunque le mie cose. Credo di averlo visto su Shein, ma credo pure che sia facilissimo da reperire su Amazon. Serve, ti serve, guarda, tu ti prendi questo coso qua, cammini, ti guardi i video YouTube di Annalisa Superstar, le cose Netflix che Annalisa Superstar ti suggerisce. A proposito, ho fatto un video sulle serie Netflix. Se fossi una persona furba e intelligente, metterei o qui, non ricordo dove, la scheda informativa. Ma siccome sono dei pesci, probabilmente lo dimenticherò. C'è un video tra i miei video caricati sulla serie Netflix. Si è appisolata, ho un po' di autonomia. Cosmetico preferito del mese di settembre, senza ombra di dubbio me lo porterò nel mese di ottobre, credo anche proprio novembre, penso anche dicembre, questo. Multi Correction Hydrate Plump Eye Cream di Rock. Questo è il più venduto di Rock negli Stati Uniti, cioè il prodotto in assoluto più venduto. È un contorno occhi, è pavoloso. Io di Rock ne ho utilizzato un altro, ben due confezioni, e quello mi piaceva pure da morire, ma questo niente, ti serve
No, vabbè, sì, comunque sì, ti serve. È fantastico. Sto utilizzando anche un altro prodotto della stessa linea per il viso, oppure quello mi piace, però mettere troppi prodotti è rock, però. Però questo è fantastico. Ha una consistenza tipo già, te lo faccio vedere perché è fantasmagorico. Ha una consistenza, vedi, che è un po' trasparente. Quando lo stendi diventa setosissimo, leggerissimo, ma ultra idratante. Come base trucco è fenomenale. Ci credo che è il prodotto rock più venduto negli Stati Uniti. Fantastico. Guarda, io te lo dico, lo utilizzo tutti i giorni e piace da matti. Ad oggi è il miglior contorno occhi che io abbia mai avuto. Rock, allora, questo me lo hanno inviato. Rock però io solitamente lo acquisto in farmacia o in parafarmacia. Credo che si possa trovare anche in qualche profumeria, però questo non lo so. Ti posso dire che tutti i prodotti rock che io abbia mai comprato li ho comprati o in farmacia o in parafarmacia. In queste farmacie grandi che hanno pure un grande reparto estetico, ormai ce ne sono tantissime, lì si trova al 100% perché io l'ho comprato. Guarda, senti, vado dritta al punto perché me la sono messa a tracolla perché Elisabetta non mi consente di tenere molte cose qui sopra. Preferito abbigliamento di questo del mese di settembre, questa borsettina qui, che in realtà è una borsata che se mi segui conosci perché ho un sacco di tempo, l'ho comprata all'aeroporto di Roma mille anni fa. Posso dire una cosa, l'altro giorno mia madre me la guardava e mi diceva: ma sai che carina sta borsetta? E io ho detto: mamma, io questa me la sono comprata all'aeroporto di Roma con i saldi, e con tutti i saldi è costata, ma per quanto mi ricorda questa borsetta è furla, non l'ho detto, è una borsetta furla. Non sta piangendo, è lamentosa. Elisabetta è molto lamentosa. Io adesso vado avanti con il video. Se lei si addormenta e io giustamente parlo perché sto facendo un video, potrebbe scapparlo un... perché si fastidisce. Ok. E se lei dorme... Deve scadere il silenzio in questa casa. Dicevo, ho detto a mia madre che mi commentava questa borsetta e mi diceva: ma sai che è carina, perché è così a tracolla? Ho detto: mamma, l'ho comprata anni fa, veramente un bel po' di anni fa, all'aeroporto di Roma con i saldi, nonostante i saldi è costata, perché non è costata poco, eppure è stato un buon investimento perché la uso estate e inverno. È proprio una di quelle borsette furla, credo si chiamino Metropolis questo modello qui, non lo so, comunque è una di quelle borsette che, cioè, per me, per come mi vesto io, insomma, un po' per il mio stile, non passano mai di moda, per come sono io, anche perché è una borsetta però abbastanza facile da utilizzare. Carina con le sneakers, un jeans e una t-shirt, carina con l'abitino e la ballerina, carina con il completo, è carinissima. Quindi siccome questo mese l'ho utilizzata veramente tantissimo, perché la tengo lì su mobile all'ingresso, esco, la prendo e vado, devo dire che ho detto: no, la rifaccio vedere, perché era una borsetta che ho comprato un bel po' di tempo fa. La trovo comodissima. Spoiler sul preferito del mese prossimo: no, questa non è la mia, è una vettura di cortesia che mi hanno dato, visto l'ennesimo ritardo della mia. Ne parleremo a inizi di novembre. Devo starnutire. Taglio. Comunque furla, vedi che fa un sacco di sconti, cioè durante il periodo degli sconti. Io quest'estate volevo comprarmi una borsa nuova estiva perché avevo la pasticcino, quella di paglia, insomma, avevo una pasticcino Max Mara di paglia già, cioè ce l'ho ancora, dal 2016-2017, siccome si è proprio rovinata, cioè obiettivamente io l'ho recuperata, l'ho aggiustata, ma era proprio rovinatissima quella borsa. Ho detto: ah, mi compro un'altra borsa, perché io, cioè sì, mi piacerebbe comprare tante borse, soltanto che obiettivamente me ne compro una e ci faccio tanti anni, ecco. La mia amica Monica mi ha detto, perché me l'ho bloccata con una borsa furla, la mia amica Monica mi ha detto: Lisa, fermati, perché guarda che fanno sconti pazzeschi, anche Coccinelle, ecco, Coccinelle fa anche tanti sconti, me lo diceva Monica. Alla fine alla fine l'ho comprata con una così shue tipo da Parfois, che comunque da Parfois hanno cose troppo carine, a me piace Parfois. Ho preso un paio di ballerine pure finte Chanel di plastica, stupende. Andiamo avanti. Ho detto preferito cosmetico, allora adesso io ti parlo di una serie che mi è piaciuta da morire, sulla quale io non ci avrei scommesso un soldo. L'ho interrotta per un paio di settimane, poi l'ho ripresa e l'ho finita a settembre. All the Murder in the Buildings.
questa in onda su Disney Plus. Premessa: io ho commesso un errore, cioè ho sottovalutato Disney Plus. Pensavo che fosse soltanto un canale tematico per bambini, invece ci sono delle serie stupende per adulti, dove si vede che il budget è decisamente alto, si vede, ma proprio si vede tutto. E le serie sono veramente molto belle. Però parlando di Only Murders in the Building, un trio surreale che funziona benissimo, di tre vicini di casa che appassionatissimi di podcast crime, come va di moda per adesso ovviamente, e quindi cavalcano il filone dei podcast crime. Quindi questi tre vicini di casa appassionati di crime indagano sulla morte di una persona nel loro condominio. Condominio stra ultra bello, ma proprio da mozzare il fiato, in centro a New York. Quindi stiamo parlando tipo di lusso, appartamenti meravigliosi, ma proprio tenore di vita che noi comuni mortali che viaggiamo con Ryanair non conosceremo. Tra l'altro, per curiosità, sono andata a cercare online il condominio, ovviamente esiste veramente, si chiama in un altro modo e non con il nome che gli è stato dato ovviamente sulla serie, e c'erano degli appartamenti in vendita, appartamenti bellissimi, no, belli, guarda, cioè se avessi soldi lo comprerei, sì, ma tanto non ce li ho, quindi possiamo andare avanti. Praticamente questo trio, composto da un ex regista andato un po' in malora, un ex attore di serie TV che però lì si va snocciolando piano piano e tira fuori le licche, è una ragazza che è in questo condominio perché eredita l'appartamento da parte della zia, perché lei, l'ex attore e l'ex regista, avevano fatto i loro soldini, infatti stavano lì, avevano un certo tenore di vita. La ragazza invece è lì, veniva con i Island, insomma, non poteva permettersi quell'appartamento, eppure era lì perché l'aveva ereditato da questa sua zia. E che appartamento, cioè, ma sarà che a me piacciono le case, l'arredamento, quindi io tipo nelle serie guardo pure queste cose, guardo i lumi, il lampadario, la carta da parati. Certe volte mi perdo pezzi di conversazione perché sto guardando che bello quel divano, che bella punta di verde che ha quella cosa, guarda lì, e quelli nel frattempo stanno dicendo chi è l'assassino. Ma andiamo avanti. Niente, questo trio riesce a registrare un podcast un po' malconcio, nel senso che sono un po' goffi, però riesce a fare questo podcast, diventano famosi, riescono a scoprire chi è l'assassino, diventa tutto, cioè è un caos, è divertente e non c'è una volgarità, non c'è una parolaccia, non c'è un doppio senso. C'è una comicità molto studiata, perché veramente, guarda che è una di quelle serie dove al caso non c'è neanche mezzo capello fuori posto, neanche mezzo, però è fatta bene, mi è piaciuta veramente tanto tanto tanto, fotografia meravigliosa, colori brillanti, proprio, cioè è proprio piacevole da guardare, molto molto carina. L'amministratrice mi ricorda un po' un'altra amministratrice. Ma passiamo invece al preferito make up, ce l'avevo in tasca perché se l'avessi lasciato qua sopra sarebbe diventato giocattolo e dovresti vedere come sta dormendo. Preferito make-up di questo mese, i Cupid's Arrow di Nabla. Quanto mi sono sbagliata nel manco sottovalutare, perché non è che io l'ho sottovalutato, non lo consideravo neanche proprio. Quanto mi sono sbagliata, è un prodotto fantastico, tanto che io voglio comprare cappuccino. Però l'altro giorno ho visto un reel pubblicato sulla pagina di Nabla di un make-up fatto da Mr. Daniel, che a me piace tantissimo. Mr. Daniel sempre mi è piaciuto tanto, mi piace a questo stile, guarda anche make up che io sinceramente non metterei, ma mi piace. Comunque Mr. Daniel fa un trucco sulla pagina di Nabla utilizzando un colore che si chiama beige, se non sbaglio, e mi sono innamorata di questo beige. Io adesso voglio pure quello, che non è proprio però beige, cioè non è beige tipo giallino, è un bel colore, se non ricordo male si chiama beige. Comunque cappuccino me lo voglio prendere, poi fra un pochettino li prendo. Allora, ti dico solo una cosa: i Cupid Arrows resistono a un
ora di CrossFit. Certo, non è più favoloso come quando te lo metti, però se io mi trucco la mattina presto, facciamo 7:30 del mattino, 7:30, e poi mi vado ad allenare alle 18 o alle 19 e non ho avuto tempo di struccarmi, per cui esattamente come sono mi vado ad allenare, intanto arrivo all'allenamento che ancora il trucco c'è, cioè è ancora lì, ma resiste a un'ora di CrossFit. Facilissimi da stendere, facilissimissimissimissimi da sfumare, cioè un gioco da ragazzi. Però bisogna essere veloci, perché nel momento in cui si settano, si sono settati. Sta lì, fermo, non sbava, non si muove, te lo metti qui sotto la rima inferiore delle ciglia e non si pastonia col correttore che ogni volta che ti metti, cioè io ho tanti occhiali, metto il correttore. Se faccio un minimo di qualche cosa qui sotto, divento veramente un gran pastone col correttore e poi veramente brutto. Lui invece lo metto, rimane lì, non si mischia col correttore, cioè sta fermo. Sono favolosi. Allora, ce ne sono di tanti colori, ci sono i colori un po' più all'Annalisa, quindi una serie di marroncini infiniti. A me piacciono i marroncini, mi sono sempre piaciuti tantissimi i marroncini. Ci sono colori un pochettino più estrosi, per esempio la mia amica Monica, quella che io nomino spesso, credo di averla già nominata almeno una volta in questo video, si è presa il fucsia. Lei è molto estrosa e mi dice: Lisa, è favoloso il fucsia. Ma lei è proprio una molto molto favolosa, fantasiosa, e poi a lei sta bene, nel senso che nella mia mente lei è colore, che lei è molto colore, lei è molto fucsia, non è colore, lei è fucsia, quindi se lo mette lei le sta troppo bene, cioè su di lei mi piace un casino. Io sono più tipo a marroncino, infatti questo che ho io è il numero 2, che è il marrone. Guarda, sono prodotti assolutamente da tenere in considerazione, te lo metti e lo devi struccare, cioè te lo metti la mattina, te lo devi struccare la sera, se poi sotto metti anche il primer, niente, praticamente te lo devi struccare con l'acqua a raggio praticamente. Cibo preferito nel mese di settembre, a dire il vero io a settembre non ho mangiato tanto, ma li ho visti, mi hanno fatto gola perché li compravo prima, li ho comprati e ti dico, mi davano soddisfazione in quel momento, i biscotti vegani di Paolo Forti, vegani sono, vegetariani, non me lo ricordo, vegani sono dei biscotti fatti con farina integrale e olio d'oliva. Vengono prodotti a Castelbuono, che è praticamente qui dietro Palermo, in provincia di Palermo infatti, però so che vengono venduti anche in tutto il resto d'Italia. Allora, sono dei biscottini abbastanza grossi perché sono così, io ne mangio uno e mezzo, perché dire il vero mi riempio un biscotto. Non ti nascondo che la mattina mi facevo un latte d'avena con un goccino di caffè, perché a me piace con il caffè il latte d'avena, il latte di riso così, quindi latte d'avena, goccino di caffè proprio a sporcarlo e facciamo un paio di biscotti, mi dà una soddisfazione. Però questi biscotti Paolo Forti io li trovo veramente molto molto buoni, anche negli ingredienti. Hanno farina integrale, zucchero di canna, olio di oliva, ma è poi... poi ci sono gli stabilizzanti e il lievito e basta. Sono veramente molto 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 buoni. Ripeto, so che li vendono anche nel resto d'Italia, quindi magari ti lascio il link in info box, così magari vedi un po' l'immagine del prodotto e magari quando vai al supermercato lo cerchi, perché la confezione non è proprio una bella confezione, è una confezione di plastichina un po' fracchicella, infatti cioè trasportali così per lungo perché si distrugge. Molto buoni i biscotti di Paolo Forti, questi integrali mi piacciono. Concludo questo lunghissimo video con il momento preferito della giornata, senza pensarci neanche tanto, il momento in cui capisco di stare per addormentarmi. Dici tu, ma che momento è? No, per chi ha problemi nel sonno è un bel momento, quindi magari qualcuno che ha difficoltà a dormire mi può capire, dammi sostegno tra i commenti, dillo anche io, guardando lì, quando capisco che mi sto per addormentare dico: oh, bello, mi sto per addormentare. Ecco, perché la sensazione è quella, tipo: oh, mi sto per addormentare. E sono veramente contenta quando la sera chiudo gli occhi e comincio a percepire che sta calando su di me il sonno, perché chi come me ha difficoltà a dormire, certe volte si mette a letto, ciao, si mette a letto e quindi no, sveglia di più, e dico io, accendo il frullatore in testa, cosa che veramente, guarda, comincio a pensare, penso, 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 e quella è, sai come si dice in palermitano?
Ma la nottata, una brutta notte, non ne verrò fuori bene. Quindi per adesso, per il mese di settembre, sì, nel momento in cui sento il sonno, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, che bello, mi sto addormentare. Ok, quello. Ti ho fatto uno spoiler sul preferito del mese prossimo, spero che il mese prossimo sia arrivata, è il mio regalo di compleanno, regalo molto ponderato, ci ho studiato ragazzi, c'è almeno 4 anni, non sto scherzando, preventivo. Vabbè, chi mi segue su Instagram lo sa che ho ordinato una smart elettrica, quindi teoricamente il mese prossimo dovrebbe essere ancora già qui. Praticamente fino a quando non mi danno le chiavi io non ci credo. Ma se mi segui su Instagram potrai scoprire questa cosa, che se non la scopri immagino che tu possa avere difficoltà a proseguire con serenità la tua vita, se e quando mi consegneranno la mia nuova smart, la mia smart, non l'ho avuta mai una smart elettrica. Cioè in questo momento ne ho una in garage sotto carica, però quella di cortesia, la vettura di cortesia, che è comunque una figata la smart, mamma mia, cioè per chi vive in città una smart è, cioè io l'altro giorno ho parcheggiato in 40 centimetri, cos'è tanto, ho parcheggiato con una manovra, una sterzata, cioè commovente, non devo cercare parcheggio per te, ah, sono entrata in zona ZTL senza pagare il ticket perché è elettrica. Comunque sulla smart elettrica farò un video e ad aggiunzione un video sul noleggio a lungo termine, però sulla smart elettrica farò un video. Il noleggio a lungo termine ho pensato che non voglio inserirlo nel video della smart elettrica, ma io voglio farlo il video sulla smart elettrica perché è bellissima. Tra l'altro la smart elettrica si controlla e manovra tramite app. Amo tutto questo, amo. Detto questo, ciao da me, da Elisabetta che si è addormentata. Per chi mi chiede chi è Elisabetta e per quelli che scrivono cosa mi sono persa, la mia vita non è una telenovela. Però se mi chiamano a recitare al segreto, ci vado, che potrebbe anche piacere. C'è ancora il segreto? Non lo so. Beautiful sicuro c'è perché ogni tanto vedo il 5 c'è. Quindi, raga, se mi chiamano a recitare Beautiful, io ci vado e quindi, tipo, quando mi scrivi cosa mi sono persa, ti dico guarda, vai a controllare l'episodio 8.857 e capire cosa ti sei persa, oppure puoi cercare notizie sul televideo. Esiste ancora il televideo? Sai che non lo so se esiste il televideo. Io per cosa lo usavo il televideo prima? Quando ero ragazzina c'avevo nella stanzetta col televideo. Ah no, certo, per l'oroscopo, perché cosa potevo utilizzare il televideo? Cioè, ma cosa serve se non l'oroscopo?